Buonasera, buonasera a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovissimo appuntamento di Ricose a casa. Quindi in realtà poi proprio nuovo non è, ma sono molto felice di essere in prima serata a tenervi compagnia e mi auguro che anche voi lo facciate questa sera. Quindi ringrazio subito la televisione che ci ha dato e mi ha dato l'opportunità di accompagnarvi ogni mercoledì sera dalle 21:20. Però ragazzi, allora innanzitutto lo sapete, no? Perché qua non è improvvisato, siamo molto preparati, ma devo dire che la sigla, proprio la peggiore sigla, cioè avete fatto una cosa, io volevo fare un ingresso in prima serata diverso, tipo così, no? Parte il mio programma, hey, prima serata, TV Prato, da balletto, no? Cioè io ho delle doti da ballerino e non me le fate mostrare in prima serata? No, hey, pa-pa-pa-pa. Ora inizio il balletto vero, eh? They call me Cuban Pete. Hey! I'm the king of the rumba beat. Attenzione a questo when pezzo finale. Maracas, I go chick, chicky, boom, chick, chicky, boom. Stop! Yes, sir! Mi sembrava più una cosa da prima serata. Bentrovati, signori, noi scherziamo, ci divertiamo in quest'ora insieme e lo facciamo anche insieme ai nostri ospiti. Devo dire che TV Prato ha fatto un lavoro eccezionale, perché la scenografia è, mi hanno detto, in realtà abbiamo fatto una scenografia strepitosa, è proprio un qualcosa da prima serata, bellissima. Io sto facendo un elenco abbastanza veloce, allora il telefono è quello dell'altra volta, il computer è quello dell'altra volta, la scrivania è quella dell'altra volta. Mi sono accorto ora che questo sono io e sono quello dell'altra volta, oltretutto. Quindi è incredibile, praticamente tutto uguale. Che cosa c'è di diverso? Ci sono le nostre rubriche che troverete fisse ogni mercoledì, i nostri grandi ospiti con i quali direi di andare ad iniziare, ad aprire questo programma. Ma prima, voi siete importanti per noi, quindi noi vogliamo, io voglio i vostri messaggi da leggere in diretta, perché qua sul mio PC ho WhatsApp, quindi basta che voi inviate il vostro SMS, io vado a leggerlo e sentiamo anche i vostri messaggi vocali naturalmente. Il numero lo vedete in sovraimpressione, è questo qua, è il 331-1888-676. Oh ragazzi, è gratis, non è che dovete spendere, quindi fatevi sotto e facciamoci compagnia. Boh! Mi siedo e iniziamo a parlare di che cosa. Io ad esempio non ho fatto le olive, no? Quest'anno non ho fatto le olive perché sinceramente sono un po' sfaticato, non mi piace molto durare fatica per fare le olive, l'ho fatte negli anni passati, quest'anno no, però devo dire che l'olio nuovo a me piace particolarmente. Quindi andremo a fare un assaggio. Prima voglio ricordarvi però che questo programma non è soltanto per voi adulti, non è soltanto per le persone alte, mature o vecchie come me, ma anche per i bambini. E siccome noi sappiamo esserci tanti bambini all'ascolto, fino alle 22, mi raccomando, dovete stare in mia compagnia. Poi alle 22 vi leggerò una fiaba, una favola, una cosa molto molto bella ed interessante, e vi manderò a letto. E abbiamo già anche molti vocali di voi bambini da far ascoltare, ma lo faremo fra un istante. Torniamo a parlare di olio nuovo. Allora, vado a collegarmi con il primo ospite di stasera via Skype, che troverò qua accanto a me, ospiti virtuali ma di grande prestigio, e quindi do il benvenuto ad una grandissima intenditrice. Lei è una donna meravigliosa, ha partecipato ovviamente a tanti programmi di grande successo che tra poco vado ad elencarvi, ma non la voglio tenere là, e quindi Sonia Donati, un abbraccio e un benvenuto a Ricose a casa qua su TV Prato, Sonia. Grazie, grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Francesco, ma proprio quest'anno non hai raccolto le olive, che è un'annata top. Devo dirti, ho un piccolo problema alla cervicale, no? Geri mal di schiena, lombosciatalgie, spina dorsale spezzata, e quindi ho detto, vabbè, lasciamo fare per quest'anno, no? Però Sonia Donati, che è una delle maggiori esperte d'olio in Italia, a parte gli scherzi, conosciuta e apprezzata ovviamente non solo per le profonde conoscenze del settore, ma proprio per l'amore che hai per la tua professione. E ti abbiamo visto anche in molti programmi importantissimi, anche a livello proprio nazionale. Senti Sonia, io con te vorrei stasera fare proprio un test d'assaggio. Voglio che chi ci guarda in televisione e chi ci segue sulla diretta Facebook, importantissimo, possa provare a farlo insieme a me. Quindi ti chiedo intanto se l'olio di quest'anno è buono, immagino di sì, no? Ma senti, sì, quest'anno è un'annata interessante, un po' capricciosa, ma è un olio che darà grosse soddisfazioni. Quindi compratelo, perché io farei la scorta. Quando c'è un'annata così di carica, poi l'anno successivo, insomma, fate la scorta. Ma tu Sonia, sei soltanto un'intenditrice di olio oppure sei una anche che poi si sporca le mani e va a cogliere le olive e dura fatica? No, si va...
vedi, quando la gente mi dice che l'olio critica il prezzo dell'olio, io invito sempre queste persone a venire a raccogliere le olive, perché la terra è bassa e l'olivo è sempre alto, quotato basso ma rimane sempre alto. Quindi non esistono oli che costano tanto, esistono gli oli che hanno un costo, perché ci sono dei costi per produrlo. Massimo rispetto per i produttori, perché è faticoso, pericoloso, e dobbiamo crederci nei nostri produttori che ci danno questi oli che ci fanno bene e che tu stasera spero mi descriverai attraverso l'assaggio. Esatto, tu hai detto uno slogan molto bello e molto serio, che a tratti mi ha ricordato anche per dipingere una grande parete non ci vuole un pennello grande ma un grande pennello, che non c'entra niente, scusa, piccola divagazione. Io ho portato dell'olio, e lo voglio assaggiare con te naturalmente. Quindi, attenzione, telespettatori, solo su TV Prato, in prima serata, in diretta il mercoledì, vedete questo tipo di cose. Giro per non far vedere la marca, oppure si può far vedere, chiede la produzione, che ci pagano? No, quindi non possiamo far vedere la marca, benissimo. Uno, due, siccome la Sonia mi ha detto, mi raccomando, portati due o tre tipi di olio. Io mi sono portato, credo di aver sbagliato e di aver preso l'olio per friggere. Io spero non me lo faccia bere, però comunque. Allora, Sonia, io ho l'olio nuovo, va bene? Bene. Che tra l'altro mi sta finendo perché oggi ho fatto delle bracioline e l'ho belle riempite, ma queste sono altre cose. Questo è l'olio per friggere, credo. E questo è tracciabilità totale, olio extravergine di oliva. Dimmi cosa devo fare. Senti, ce l'hai un bicchierino da caffè così, ce l'hai? Sì, sì, esatto, volevo dei bicchierini trasparenti, in realtà sono bianchi, ti va bene lo stesso? Va bene, allora. Senti, meglio, perché tanto il colore inganna, non sempre timbra la qualità, quindi meno lo vediamo e meglio è. Andiamo subito al naso in bocca. L'olio, siccome parla, noi dobbiamo solo tradurre quello che tu vai a mettere nel bicchierino e sentiamo che cosa ha da dire. Ah, okay. Io comincerei. Scegli te, non voglio influenzarti. Tu scegli un olio e io ti dico come si fa l'assaggio dell'olio. Ah, ok, allora lo verso nel bicchierino, va bene? 10 ml, quanti sono 10 ml? Conta fino a 6, la quantità giusta è quella. Aspetta, diciamolo, questo è interessante, per calcolare 10 ml basta contare fino a 6. Conta fino a 6, massimo 10, perché dipende da quanto uno dosa per bene, almeno quello è il dosaggio preciso. 1 ml al secondo, grazie per questo trucchetto, sai, sono un ignorante completo. Allora, andiamo a assaggiare. Perché quello che stiamo per fare non è una cosa simpatica, ma è una tecnica d'assaggio, ma sarà lo strumento che i telespettatori poi, io spero, useranno per andare a fare che cosa? A non comprare più l'olio guardandolo, ma perché lo hanno assaggiato e perché lo conoscono, perché semplicemente adesso lui, l'olio, parlerà attraverso te, ma parlerà. Bellissimo. Francesco, ti hai visto come si fa l'assaggio dell'olio? Non so, se no lo spieghiamo adesso. No, spieghiamolo, perché io ricordo, perfetto, ad esempio, ricordo i nostri nonni, io ricordo un assaggio di un nonno da piccolo, una vaga idea, dove beveva, ciucciava, passatemi in termine, e poi sputava nella paglia, roba del genere, è vero o no? Oppure sono completamente pazzo? Ci siamo modernizzati, diciamo così. Okay. Adesso andiamo col bicchierino, e siccome qui dentro è un olio è un grasso sano, buono, spero, ovviamente di olio di qualità, abbiamo bisogno attraverso la nostra mano della temperatura corporea, quindi con una mano lo teniamo. La temperatura corporea lo scalderà per modo che farà scattare, saltare fuori gli aromi. Gli aromi, essendo volatili, dobbiamo strappare con l'altra mano. Okay. Quindi con una lo teniamo e lo agitiamo, con l'altra lo tappiamo. Ovviamente, dopo scontato, mani pulite, senza profumi, perché altrimenti vanno a interferire, certo, ci dirà l'olio. Assolutamente. E poi 4 secondi sotto il naso. Sì. E poi a questo punto, Francesco, sei te che dovresti parlare. No, è buona una roba. Ti do intanto una bussola. Sì. Dimmi se senti l'oliva. No, l'oliva è la primissima cosa che sento proprio, che a cose normali, ti dico la verità, non avevo percepito questo odore. Ma adesso sì, non è che lo dico per dire, cari telespettatori. Ma tantissimo, Sonia, ma tantissimo, davvero. Beh,
Senti, ok, e poi c'è un contorno attorno all'oliva, io non so che olio hai preso, quindi non ti vedo bene. Ma non lo so, me l'ha dato la mia mamma, gli facevo con passione, me l'ha portato la mia mamma, mi ha detto tieni l'olio nuovo, capito? Quindi, però è olio nuovo, proprio di canna. Bravo, bravo, questo è importante, poi le mamme non sbagliano mai. Siccome lì dentro hai messo una spremuta d'oliva, perché l'oliva è un frutto, è frattorio, viene semplicemente estratto meccanicamente e lì dentro è semplicemente un succo di frutta, questo caso d'oliva. E quando ti ricordo l'oliva è fondamentale, perché la caratteristica principale è il fruttato di oliva. Poi in Toscana abbiamo tanti sentori, ci sono tante varietà, quindi certo. Puoi sentire principalmente, a volte si sente il carciofo, il cardo, l'erba falciata. L'importante è sentire freschezza olfattiva. Ma quindi posso berlo adesso, Sonia? Cioè posso assaggiarlo? Adesso in bocca, però c'è da fare una spiegazione, perché sì. In bocca cosa facciamo? Facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto un po' in mano. Una volta l'abbiamo messa, spalmiamo una piccola quantità, sì, intorno a tutto l'apparato boccale, e poi a denti stretti, sì, fa entrare aria, così, piano, senza forzare troppo, a denti stretti. E su di nuovo gli aromi che li sentiamo attraverso il cavo nasale, perché la bocca e il naso sono collegati. Certo. E poi lavorerà la lingua, aspetta un attimo, perché la lingua è un po' sezionata, no? Io la sintetizzo, ma sulla punta si sentono le note un po' più mature, in fondo l'amaro e sui lati il salato e l'acido. Io non so se sarò così bravo da sentire tutta questa roba, Sonia. Questo è fondamentale, Francesco, Nell'olio mi raccomando, che questo sia fondamentale, l'acido non c'è. E non si confonda, che molta gente dice questo olio è acido. No, l'acido non c'è nell'olio, c'è solo il parametro chimico che è l'acidità, ma lo fanno in laboratorio. Noi gli esseri umani non la sentiamo, l'acidità. Non lo percepiamo. Quindi, vado a provare, sì, allora. Prego. Vado, Prego. Va bene, wow. O no? Va bene o no? Senti, Sonia? Come sta lavorando? Sta avvolgendo? Mi sta avvolgendo, sì, sono pieno d'olio. Ma quante volte lo devo fare? Basta una volta, poi il resto lo mandi giù, perché se è olio nuovo fa solo bene, lo mandi giù, lo ingoi e poi sentirai che queste sensazioni. Hai sentito un po' la nota di amaro? Hai sentito che lavora più sulla punta, sulla parte finale? E poi c'è... Aspetta un momento di suspense, scusa. Sì, ma io mi sembra che tu hai fame. Cioè, lo sento. Cioè, no. Sonia, che senti anche il piccante? Sento proprio... Senti, c'ho la tossettina, perché senti il pizzicorino. Bravo. È incredibile, però è buonissimo. Noi lo ricerchiamo queste caratteristiche, perché nei nostri oli sono, le diamo per scontate, ma non a tutti piacciono. In realtà questi sono i nostri amici, perché sono gli antiossidanti. Quando un olio ha queste componenti si può definire nutraceutico. Quando ne ha ovviamente riscontrato in laboratorio quanti ne ha, più ne ha e meglio ci fa. Cioè un olio che ci nutre e ci fa bene. E quando sono gli oli così non possono costare quanto costa un detersivo. Assolutamente, infatti. Assolutamente. Ti ringrazio, perché mi hai seguito alla grande, e io ci tengo a ricordare che Sonia Donati è responsabile per la Toscana della guida extravergini di Slow Food e componente della giuria nazionale, quindi non è che io ho fatto un assaggio con una persona a caso, capite? Insomma, voglio dire, telespettatori, no? Allora Sonia, io voglio intanto ringraziarti per essere stata con me stasera, avermi fatto percepire una cosa che, avendolo sotto mano tutti i giorni, non avevo mai percepito, te lo dico sinceramente. Invece stasera, soffermandomi con te ad ascoltare, come dici tu, l'olio, è stato diverso, e te lo dico sinceramente. Senti, ti ho sentito pochissimo. No, dicevo che mi hai fatto fare una cosa che non avevo mai fatto, devo dirti la verità, quindi ti ringrazio e ti abbraccio forte, grazie, e spero di riaverti presto con me qua su TV Prato. Grazie, assaggiate. Assolutamente, grazie a Sonia Donati, ancora un abbraccio grande ovviamente, e andiamo a salutare anche gli ascoltatori che ci stanno guardando in televisione in questa prima serata, in questo primo appuntamento. Continuate a scrivere, oggi ci facciamo compagnia in questa prima serata, ovviamente fatelo al 331
1-888-8676. Allora, ciao Franceschino, ci sei mancato, scrive questo messaggio, in tutti questi mesi, mi fa piacere rivederti di nuovo, almeno passiamo un'ora in allegria. Ciao da Federico, ciao Federico, grazie mille per questo messaggio. Poi, Nino, ti abbraccio, occhio che ti purghi con quest'olio, e saluto il grande Davide, un abbraccio grande a Davide. Franceschino, sarà perché è tanto che non ti vedo, ma sei... No, questo non si può leggere, è un complimento. Questo è un complimento e lo dico alla mia redazione, che costantemente mi infama, mi offende, mi dice questa racchetta ti sta male. Questo è un complimento molto bello, ma non lo leggerò. Che bello passare un po' di tempo in tua compagnia, proprio come quando ci vedevamo alle serate. Basta, se no piango, scrive la Valeria Mannori. Che saluto, ciao Valeria, un abbraccio a te e a Matteo, naturalmente, una coppia di grandi ballerini. Oh, buonasera grandissimo Franci, io e la Vale ti stiamo guardando in TV. Grazie per la compagnia che ci fai ogni mercoledì sera con il tuo programma da stasera. Ricose a casa, un grandissimo abbraccio Matteo De Luca. Ciao Matteo, ancora un abbraccio a voi. Poi, Franceschino Mitico, scusate, faccio una carrellata veloce perché vale la pena leggervi. Stasera ci sono, te l'avevo promesso, by Giovanna. Saluto anche la Giovanna, che è una grandissima contadina, ci conosciamo anche personalmente ed è una donna veramente di campo, quindi un bacio grande alla Giovanna. Buonasera Franceschino, in prima serata tu sei stupendo, vestito elegante, facci vedere. Ma le galline come le tratti? Scrive Letizia, che saluto, ciao Leti. Beh, io sono un uomo di campagna, anch'io un pollaio, e quindi insomma quando vado nel pollaio le tratto molto bene, molto meglio di me, tratto molto meglio le galline di me proprio personalmente. Va bene, grazie intanto per i vostri messaggi, continuate a farlo perché voglio presentarvi il prossimo ospite di questa sera, naturalmente. Lui, signori, ha fatto la prima puntata, attenzione, perché qua andiamo proprio nel cuore dell'arte pratese, un cantante strepitoso, qualcosa di attualissimo, perché è iniziato il The Voice Senior, no? Sulle reti Rai, chiaramente, è il programma, il The Voice, fatto dalle persone un po' più adulte, io direi le persone un po' più affascinanti. E in questo caso ci ha intoppato nella prima puntata questo personaggio meraviglioso di Prato. Lui è un cantante, è una persona ovviamente che ha gravitato nel mondo della musica da tanti anni, da già dagli anni 60, chiaramente, ed ha fatto una grandissima, bella figura. Tant'è vero che poi ha duettato anche con Albano, sono rimasti tutti molto stupiti. Io direi, non so se ce l'ho in video o in audio, chiedo, in video, incredibile. Lui si chiama Tony, dove? Tony, intanto rispondimi. No, non c'è Tony, perfetto. Però vi dico, c'è il video di Tony Reale che ha partecipato a The Voice Senior. Guardate, vi faccio vedere. Eccolo qua. Son dolce somare, son sempre parole d'amore. Ragazzi, questo va in paradiso. Grandissimo Tony Reale. No, pensavo di averlo perché in realtà dovevamo collegarci proprio con lui, ma la produzione all'ultimo momento non ha potuto, insomma, a farcelo avere come ospite, quindi magari lo richiameremo nei prossimi mercoledì. Però ha partecipato, come avete visto, con un grandissimo successo, e abbiamo scoperto qua in redazione che lui è stato a TV Prato proprio già negli anni 80 addirittura. Abbiamo cercato, siamo andati in archivio, abbiamo cercato le cassette di repertorio e abbiamo trovato Tony Reale negli anni 80 a TV Prato. Guardate. È cambiata Parigi, te ne vai cicolè, senza il tuo cicolè. Finita la giava che si ballava tanti anni fa. Quante cose meravigliose abbiamo nell'archivio di TV Prato, signori, abbiamo veramente delle perle che magari piano piano poi ritireremo fuori, vi faremo riscoprire, vi faremo vedere per raccontarvi ancora meglio, come da sempre fa ovviamente questa televisione, la storia di Prato, questo sì. Beh, lui è stato definito il Frank Sinatra di Prato, pensate che Tony Reale ha 84 anni, quindi insomma ci ha fatto fare veramente una grande figura e noi facciamo il nostro in bocca al lupo, auguriamo a Tony proprio di arrivare in fondo, quindi lotta duro e canta come solo tu sai fare. Un abbraccio grande a Tony Reale, ovviamente
a tutta la famiglia che segue sempre regolarmente TV Prato. Un abbraccio a tutti voi. Ma adesso, signori, tra poco vado a leggere ancora i vostri messaggi, che continuano ad arrivare fortunatamente al 331 1888 676. Lo sapete, non è che posso imparare ora subito il numero a memoria, è chiaro, lo devo leggere, no, un attimo, datemi pace, no? Andiamo a parlare con un altro appuntamento, che sarà poi in realtà un appuntamento fisso di questo mercoledì. Abbiamo parlato di olio, abbiamo parlato di cose sane, di mangiare bene, di smettere di ingurgitare quelle schifezze, quella roba che in realtà ci fa solo ingrassare, e chi meglio di lei può spiegarci come si fa a mangiare bene senza perdere il piacere del gusto. Oh, senti che presentazione! Valentina Guttadauro, dottoressa Valentina Guttadauro, benvenuta! Ciao Francesco e grazie dell'invito. No, grazie assolutamente a te per essere con noi qua in prima serata su TV Prato, perché Valentina, io ho parlato di olio nuovo, no? Sì. E tu sei, ovviamente sei una nutrizionista, sei una professionista del settore ad altissimi livelli, perché ti abbiamo visto anche in, appunto, sulle reti più importanti, possiamo dirlo più importanti della nostra? Sì, ma non per i contenuti, più importanti della nostra solo per un po' di ascolti in più, per quei due o tre ascolti in più. A te invece volevo proprio chiedere, Valentina, abbiamo parlato dell'olio, no? Quanto è importante nell'alimentazione giornaliera usare l'olio nuovo o comunque l'olio buono rispetto a un oleaccio preso a poco costo, non so, al supermercato o da qualsiasi altra parte? Allora, sì, allora, ricordate una cosa molto importante. L'olio non è un condimento, ma è un nutrimento. Questo vuol dire che l'olio è fondamentale per il nostro organismo e lo possiamo proprio definire un elisir di lunga vita. Ah, sì? Quindi già questo ci fa capire che è fondamentale utilizzare un olio buono, perché una delle caratteristiche principali dell'olio è il suo alto contenuto di vitamina E. La vitamina E è vitamina fondamentale perché ci protegge dall'invecchiamento cellulare. Quindi se non vogliamo invecchiare o vogliamo invecchiare bene, dobbiamo usare l'olio extravergine nero sui nostri piatti. Addirittura, cioè, quindi ci sta dicendo che in buona sostanza l'olio buono potrebbe, insomma, anche rallentare il processo di invecchiamento o comunque ci fa invecchiare meglio? Certo, perché ha una concentrazione di vitamina E abbastanza elevata, e la vitamina E protegge le cellule dal danno dei radicali liberi, che sono delle sostanze molto brutte. Mamma mia, infatti Valentina, guarda, no, mi fai pensare, perché io, non essendo un professionista ma un profano, cerco di imparare da te, ma io tutte le volte che sento dire questa cosa dei radicali liberi mi dà un po' la sensazione, sì, tipo come se dovessi dire a un bambino: dormi perché ti sciolgo i radicali liberi, dormi. Cioè, fanno paura, in realtà che cosa fanno sono? Fanno paura. E infatti dobbiamo aver paura dei radicali liberi, perché sono dei radicali a piede libero. E come dice la parola, non hanno sbagliato a chiamarli così. Ah. Cosa fanno questi radicali liberi? Vanno ad attaccare le nostre cellule, le aggrediscono, fanno in modo che le cellule non funzionino più in maniera corretta. Ma c'è, Valentina, scusami, dottoressa, per stasera voglio fare il serio perché non voglio subito sfigurare davanti a te. Dico, dottoressa, c'è una quantità giusta, diciamo, da assumere di olio durante il giorno? Cioè, qual è l'eccesso? Ad esempio, io ne utilizzo, non so, a pranzo due cucchiai e la sera altri due cucchiai. Può andar bene? È poco? È troppo? No, può andar bene. È chiaro che, ovviamente, molte persone temono l'uso dell'olio perché si dice che l'olio, essendo un grasso, è molto calorico. Allora, voglio ricordare due cose. Che è vero che l'olio è un grasso, ma fondamentalmente il grasso, diciamo così, gli acidi grassi presenti nell'olio sono quelli che fanno bene. Quindi non sono i grassi saturi, ma sono i monoinsaturi, come l'acido oleico. E questo acido oleico, questo grasso, ci protegge da un'altra cosa molto brutta, che è il colesterolo cattivo. Insomma, colesterolo, molti, diciamo, magari anche dei nostri telespettatori purtroppo soffriranno di colesterolo, no? Quando vai a fare l'analisi del sangue arriva un momento in cui c'è sempre la sorpresina, in cui il dottore ti dice: lei ha colesterolo alto. Sempre. Quindi possiamo dire che l'olio può far bene anche a questo?
Sì, sì, l'olio fa bene a questo perché ricerche scientifiche hanno dimostrato che la presenza di questo acido grasso, l'acido oleico, aiuta anche la diminuzione del colesterolo cattivo. Quindi l'olio è importante. Ecco, l'olio è un alimento calorico perché è un grasso. Infatti, proprio per questo volevo dirti, in realtà non mi sgancio dall'olio, ma rimango in una chiacchierata confidenziale. Qualche tempo fa, Valentina, ho scaricato quest'app, no? Dove mi ero messo in fissa, diciamo volevo ingrassare, no? Ho detto voglio ingrassare 3 o 4 kg. Ho scaricato questa applicazione, no? Suggerita da amici, no? La famosa me l'ha detta l'amico di un mio amico. E dove devi inserire ovviamente a colazione, a pranzo, a cena, quello che te mangi. Ovviamente inserisci i nomi, le marche e lui ti dice il fabbisogno tuo giornaliero di calorie. Devi raggiungere quel risultato e alla fine della giornata lui ti dice se l'ha raggiunto o se non l'ha raggiunto. E ti confesso che ogni volta in cui io inserivo 2 cucchiai di olio, ad esempio su una bracciolina ai ferri o su altre cose, mi si abbassava immediatamente le calorie dell'applicazione, no? Come per dire, stai sforando. Eppure avevo messo soltanto 2 cucchiai di olio. Cioè, perché l'olio è molto calorico, quindi ovviamente ci regala, essendo un grasso, delle calorie. Per cui non abbandoniamo l'olio per le calorie. Tante persone dicono, mi dicono, dottoressa, mangio l'insalata ma non la condisco. Ed è un errore gravissimo, perché non usare l'olio sulle verdure vuol dire non assorbire le vitamine delle verdure. Ah, vedi, allora ci sono tanti segreti che noi non conosciamo. Valentina, io ricordo che la Valentina, ovviamente Guttadauro, è una nutrizionista, una farmacista ospedaliera, una professionista veramente a 360 gradi, con tanta esperienza alle spalle. Quindi io voglio ringraziarti per stasera e darci appuntamento a mercoledì, magari parlando anche di qualcosa da mangiare, schifezze, roba, insomma, cattive abitudini, no? Che possiamo anche toglierci, se sei d'accordo. Sì, sono d'accordo. La prossima settimana parleremo di qualcosa di molto sfizioso. Ad esempio, facciamo solo un'anteprima. Dai, un'anteprima. Facciamo una. Diciamo di dimmi, cosa parliamo? Dimmi soltanto l'anteprima. Allora, diciamo che parliamo di qualcosa che tutti vorrebbero mangiare, fa bene all'umore, ma tutti dicono che fa ingrassare. La Nutella! Ciao Valentina! No, non è Nutella! Vabbè, scopriremo. Ciao Valentina, grazie, un abbraccio grande, un abbraccio ciao grande a Valentina Guttadauro, nutrizionista, ovviamente farmacista ospedaliera, per raccontarci in questo caso che, ragazzi, l'olio a questo punto fa bene. Cioè, voglio dire, se io alla mia età, a questi 58 anni di età, sono ancora così, in forma, come potete vedere, come ha detto il mio grandissimo cameraman Renato, con questa barba brizzolata meravigliosa e dimostro 20 anni meno, è perché mangio e uso molto olio durante il giorno, molto olio, chiaro? Forse mi sono fatto un po' troppi complimenti da solo, vabbè, è giusto, è il mio programma, potrò fare quello che voglio in televisione. Buonasera Franceschino, siamo contenti che sei tornato, sei un grande e come sempre bellissimo, grazie Gemma, un bacio grande. Saluto la Gemma, saluto Elena, saluto tutti gli amici che ovviamente anche abbiamo perso un po' di vista per chi viveva il mondo della notte, il mondo dei locali, il mondo del divertimento, che ricordo è ancora fermo perché noi ci siamo trovati con cose a casa durante il lockdown, quindi direi da aprile, maggio, giugno se non sbaglio, e il mondo della notte era fermo, il mondo dei locali era bloccato. Ci ritroviamo qua con il primo appuntamento serale il 2 di dicembre nella stessa situazione e quindi non perdiamo mai di vista chi è ancora senza lavoro e chi è ancora fermo con le proprie attività, quindi questo ci tengo sempre molto a dirlo. Oh, Fra, si tifa tutti per te e vai, ti saluta anche l'urlatrice David Mojito, che saluto gli amici appunto delle scuole di ballo che sono tutti connessi, quindi saluto David, Sonia e Prole e quant'altro. Grazie ragazzi, un abbraccio forte. Ciao Francesco, posso venire anch'io in diretta? Tanti saluti da Brundo. Boh, ragazzi, può venire Brundo in diretta? Ma certo Brundo, chiamaci in diretta, non ci sono problemi. Così dimostriamo di essere ufficialmente in diretta alle 21.50 di questa sera. Diamo il numero a Brundo per chiamare in diretta? Vabbè, se glielo diamo, perfetto. Ciao, sono a casa con la nonna perché la mia mamma è lì con te. Un bacione, tratta bene il mio libro
quello delle bambine ribelli. Quindi saluto la Bianchina, questo è un messaggio molto bello, è proprio anche il bello della diretta. Saluto la Bianca, che è una bambina meravigliosa, che poi ormai non è più una bambina, ma per la mamma è sempre una bambina, ed è la figlia della nostra autrice Francesca Arena, chiaramente, che invece di essere a letto è qui a spippolare per mandarmi messaggetti su WhatsApp. Quindi Bianca, un bacio grande. E il libro che voglio farvi vedere, di cui parlava Bianca, è un libro con una favola molto bella che vi leggerò tra pochissimo. Nel frattempo mi collego, ve l'avevo detto, grandi ospiti questa sera, personaggi illustri, personaggi famosi, personaggi cantanti, personaggi scrittori di libri, personaggi cantanti e scrittori di libri. Signori, non sappiamo più quest'uomo quante ne fa, non sappiamo più che cosa fa, dove trova il tempo di farlo. Fatto sta che trova però sempre il tempo di essere con me. Qua c'è lo zampino anche della nostra redazione, con Leva Edili, che puntualmente ci fa incontrare Lorenzo Baglioni. Come stai? Ciao Franceschino, grande. Ma guarda che eleganza che mi c'hai in televisione, ragazzi. Sai, se mi dicono c'è Baglioni, non è che posso venire con la tuta. Hai capito. Capisci, no? Bellissimo. Come stai, Franci? Bene. Che combini? Benissimo. Io per parlare con te, guarda, mi alzo e vengo davanti. Voglio guardarti negli occhi mentre parliamo di questa cosa, di questo tuo nuovo, diciamo, tua nuova avventura, perché Lorenzo Baglioni ovviamente... noto alle cronache non nere ma musicali per i grandi successi molto divertenti del web, il Festival di Sanremo. E devo dire, sei ripartito con la parte musicale dopo questo lockdown, dopo la quarantena, o sei ancora un po' bloccato come tutti noi? Allora, siamo ripartiti dopo il primo lockdown, ovvero siamo ripartiti nell'estate. Devo dire che l'estate ci ha dato anche un segnale bello, positivo, perché effettivamente c'era grande voglia di tornare a vedere gli spettacoli dal vivo, la musica dal vivo, il teatro. Quindi abbiamo fatto tantissimi eventi, li abbiamo tirati più avanti possibile fino a settembre inoltrato, quando faceva il concerto freddino. Poi siamo tornati in lockdown e ovviamente si è rifermato tutto, e ora ancora non si può riprendere. Quindi stiamo aspettando, fiduciosi, che le cose possano migliorare per tornare, insomma, a fare quello che ci piace a noi e che speriamo piaccia anche a chi ci viene a vedere a teatro. Però, Lore, in realtà tu non ti sei fermato, perché in questo piccolo tempo hai trovato, diciamo, lo spazio per, insieme, affiancato a Mauro Tozzi, appunto, di scrivere un libro, no? Tu sei stato sempre molto sensibile, molto, ferrato anche sul tema dell'ambiente, no? Delle problematiche dell'ambiente. E hai tirato fuori questo un'ora e mezzo per salvare il mondo insieme a Mario Tozzi. Posso chiederti che cos'è questo libro? Perché vi è venuto in mente? Sì, è un libro che nasce da uno spettacolo che aveva un altro nome, ma che parlava ovviamente della stessa cosa. Quindi si parla di global warming, di cambiamenti climatici, e lo abbiamo intitolato così, un'ora e mezzo per salvare il mondo, per far capire a tutti che c'è un'imminenza, c'è poco tempo per cambiare le cose. È difficile far capire alla gente che questo adesso è il problema numero uno che noi abbiamo, perché ovviamente siamo bombardati tutti i giorni da un problema grave che ci sembra sicuramente il problema principale. Sto parlando ovviamente del coronavirus, certo. Però non ci dobbiamo dimenticare che sicuramente il coronavirus sarà presto, si spera, sorpassato. Cioè, che si sorpassi è evidente, insomma, è soltanto da capire quando, l'unica variabile. Il global warming invece è un problema che, se noi continuiamo a far finta di nulla, ci farà dannare veramente tanto. Quindi, insomma, noi abbiamo cercato di porre l'argomento su questa tematica, che è molto importante, però l'abbiamo fatto come piace a me e come piace anche a Mario, esatto. Quindi è un libro dove si ride, dove ci si diverte, però insomma si cerca anche di smontare, sai, un po', Franci, tutte le bufale che girano intorno a questo argomento, un po' come girano intorno al virus, girano intorno anche all'argomento del global warming. Ma scusa, a questo punto ti chiedo, Lore, ma ci sono, secondo te, o che tu sappia, i negazionisti del global warming? Assolutamente sì. Cioè, tipo negazionisti del Covid, ben no? Prima che i negazionisti del coronavirus o i negazionisti della terra sferica, detti terrapiattisti, famosissimi terrapiattisti, che continuano a sostenere il fatto che a un certo punto poi si possa cadere di sotto dalla terra, incredibile. Si, no? si finisce di sotto, oppure dicono anche che quando si arriva di là si sbuca dall'altra parte, si chiama effetto Pac-Man, proprio come nel videogioco Pac-Man, che certo. Quando arrivi da una parte sbuchi dall'altra. Esatto. Esiste, sì.
sono assolutamente negazionisti del clima, usano varie argomentazioni. Le argomentazioni che usano noi le abbiamo prese, quelle più ricorrenti e più forti per loro, le abbiamo prese 5, le abbiamo selezionate, le abbiamo smontate scientificamente, ma non è che le abbiamo smontate io e Mario, le smontano le scienziate e gli scienziati con tutti gli articoli che hanno scritto. Certo, ricordo il libro ancora una volta, lo ricordo con piacere, Un'ora e mezzo per salvare il mondo. Però, Lore, diciamoci anche una cosa per chi sta guardando la televisione da casa, no? E tu sai che non sono soltanto giovani, ma ci sono anche persone di una certa età come me e te, ad esempio. E esatto. Quindi dobbiamo usare a volte anche un linguaggio più semplice. In buona sostanza, ma io giornalmente, quotidianamente, detto da te, a modo tuo, per salvare il mondo, cosa devo fare? Guarda Franci, questa è un'ottima domanda. Ci sono delle piccole azioni nel quotidiano di ognuno di noi che possono fare veramente la differenza. Nel libro poi ci sono scritti anche proprio, diciamo, il problema è sempre l'emissione di CO2. Quando noi si fa un'azione che emette dell'anidride carbonica nell'atmosfera, questo è un problema per il clima, perché questi sono dei gas che riscaldano il pianeta. Che cosa si può fare noi nel quotidiano? Dirò una cosa un po' brutta da fiorentino, ma la voglio dire. Facciamo. A noi ci piace parecchio mangiare la ciccia buona, la bistecca, la fiorentina, un pochino meno, perché purtroppo gli allevamenti intensivi di carne sono una delle principali fonti di emissioni di CO2. Poi ci sono i trasporti. Se si può prendere la bicicletta ogni tanto invece che la macchina, o usare un mezzo pubblico, sicuramente la bicicletta ci fa anche stare, no, in forma, ci rimette in forma. Anche queste sono cose che aiutano molto. Gli aeroplani rientriamo nelle scie quando è indispensabile, perché gli aeroplani fanno una quantità di tonnellate di CO2 nell'atmosfera che veramente poi si fa fatica. Poi nelle case, le nostre case, se fossero, il termine tecnico è ben coibentate, ovvero vuol dire che non ci sono spifferi, che si perde magari calore, si accenderebbe meno il riscaldamento, quindi... dici, e quindi potrebbe... Esatto. Ecco, quindi abbiamo dato, cari amici che ci state seguendo da casa e che magari per voi è un argomento anche un po', dice, va, a volte, no, che sai, po- no, lo, certo. No, lo sai la gente, no, come fa a volte, no, dice, vabbè, parlano del surriscaldamento globale. Ci siamo capiti, no? Posso ulteriormente fare cose a tipo è chiara la metafora, quindi, animata. Però Lorenzo Baglioni sta dicendo cose semplici e che realmente tutti possiamo fare durante il giorno, come appunto ha appena detto, ovvero mangiare un po' meno carne, accendere meno il riscaldamento, usare di più la bicicletta. Questo è quello che noi possiamo fare tutti i giorni per partecipare a questa importantissima azione, che è quella di salvare il mondo, come ovviamente... Sì. Dice anche il libro di Lorenzo Baglioni insieme a Mauro Tozzi, Un'ora e mezzo per salvare il mondo. Ma è già in vendita, sì, vero? Dal voglio dirti una. Assolutamente sì, si trova nelle librerie, si trova su Amazon. Ma voglio dirti questa cosa, Franci, che secondo me per chi ci ascolta è bella da ascoltare, perché tanti giustamente potranno dire: ma io singolarmente, ma che posso fare per un problema così globale, così grande? È inutile che io mi metta a cambiare le mie abitudini, non si riuscirà mai a fare niente. Certo. Ricordiamoci una cosa. Il problema del buco dell'ozono. Noi ci si ricorda bene, Franci, eravamo a scuola quando venne fuori questo problema. Anzi, devo dirti la verità. Io quando parlavano del buco dell'ozono, terrore. Sembrava, io avevo la sensazione da ragazzino che s'aprisse questo buco in mezzo al cielo, iniziasse a arrivare roba sulla terra, cioè, capito? Te l'avevano messa male. Scusa se ce l'avevo messa malissimo, e quella era un problema globale a livello, diciamo, atmosferico, climatico, che anche quello lì si sembrava irrisolvibile da noi singoli esseri umani, esseri viventi nella nostra quotidianità. E invece lì è bastato l'aiuto di 3 scienziati che con la loro scoperta hanno vinto il premio Nobel, e l'aver cambiato tutti noi le nostre abitudini, ovviamente grazie anche al fatto che il sistema, diciamo, ai livelli superiori hanno cambiato le cose che si potevano vendere, non vendere, usare, non usare. Il buco dell'ozono ora è quasi completamente richiuso. Cioè, questo per farvi capire che le nostre piccole azioni poi si riflettono in delle cose a livello globale straordinarie. E ti dico, noi ridendo e scherzando, perché noi ne stiamo parlando come giusto anche che sia, no, in maniera meno drammatica, però il fatto che tu mi abbia detto che il buco dell'ozono si sia ristretto, a me m'ha sollevato, Lorenzo Baglioni, ci credi?
cioè non l'avevo sentito dire. Veramente non l'avevo sentito dire dagli anni d'oro, da quando appunto eravamo più ragazzi. Quindi, cari ascoltatori, cari telespettatori, io vi ricordo questo libro che è Un'ora e mezzo per salvare il mondo di Mauro Tozzi e Lorenzo Baglioni, che ha trovato il tempo anche di scrivere questa cosa molto importante, ovviamente a favore dell'ambiente. Lore, io ti ringrazio, non ti tengo ulteriormente perché tu sei un anziano e sei già a letto da diverso tempo a quest'ora, no? Solitamente. Assolutamente, no, io ti vengo a trovare sempre con grande piacere, ti mando un super abbraccio, spero di rivederti presto in azione a fare il giullare ovunque, che sia in radio, che sia in televisione, che sia magari anche in uno spettacolo dal vivo, come ci piace fare sia a me. Bellissimo, bellissimo, mi piacerebbe. La prossima volta ci vedremo, spero che sarà per un'incursione in un tuo spettacolo così a bruciapelo, va bene? Te lo prometto. Esatto. Ciao Lore, grazie, un abbraccio grande. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Grazie ciao, davvero. Ciao. Lorenzo Baglioni, che è sempre disponibilissimo per parlare con me in diretta in ogni occasione. Quindi, bambini, abbiamo parlato di problemi ambientali, abbiamo parlato di cose importanti da mangiare, dell'olio, beh, abbiamo spaziato fino a questo momento, ma da adesso i bambini vanno a nanna, perché sono le 22, quindi noi adulti no, restiamo qua ancora mezz'ora insieme, qua sul canale ovviamente di TV Prato, su 74 e sulla diretta Facebook. Questo è molto importante perché ci sono molti che ci stanno proprio seguendo dai social, perché la sera uno magari è a casa, stasera sapeva che c'era il primo appuntamento di Ricose a casa, e quindi vi ringrazio per passare questa serata in mia compagnia. Allora, leggo anche i vostri messaggi. Ciao Franceschino, sono Laura, in bocca al lupo per la prima. Grazie Laura, un abbraccio grande. Poi il grandissimo Massimo Castellani, che saluto, scrive: ciao Francesco, molto interessanti le nozioni dell'assaggiatrice, ecco, di olio ovviamente. Un saluto alle tue galline, scrive Massimo. Ma come mai? Cioè, ma come mai sono, diciamo, conosciuto esclusivamente per questa cosa delle galline? Boh, pensavo e speravo anche per altro, niente. Ciao Franceschino, mitico come sempre, ci scrive la Giovi, ancora un abbraccio. Adesso però ragazzi vado a... Scusate, prima saluto anche il mio amico Nicola Cocchini, che in messaggeria è presente e scrive: il super maschio tuo discepolo ti segue a bestia. Grazie mille Nick, t'abbraccio forte. Bambini, vado ad ascoltare i vostri messaggi vocali perché ce ne sono molti e per questo vi ringrazio. Ora il problema non è tanto ascoltarli, è trovarli. Quindi, ecco, li ho trovati. Allora, ve li faccio ascoltare tutti insieme. Questi sono messaggi che sono arrivati in redazione da parte di bambini che stanno guardando la televisione. Ascoltiamoli. Ciao Franceschino, sono Giulia, un saluto, vi seguo da casa, grande. Grazie, bellissimo, ciao Giulia, un bacio grande. E poi, sentiamo. Ciao, io mi chiamo Viola, buonanotte. No. C'è Giallo. Bellissima, forse Viola, non so se ho capito male, Viola mi sembra, credo Viola, Viola piccolissima, grazie, un bacio grande e una buonanotte anche a te. Andiamo avanti con i vocali dei bambini strepitosi. Ciao, mi chiamo Lorenzo, vi auguro di passare una notte serena, ciao. Grazie Lorenzo, è un piacere, insomma, veramente bello sentire questi messaggi, li ascolto tutti, voglio ascoltarli tutti fino all'ultimo, questo non va. Non importa, va bene, manca qualcos'altro, eccolo, aspetta, ne vedo un altro. Ciao Franceschino, ecco. Ti sto guardando da casa, mi sto divertendo un sacco, però adesso devo andare a letto, ti mando un bacione, ciao. Ciao, grazie, bambini, siete stati strepitosi, grazie mille a tutti voi per aver mandato questi messaggi, vi faccio sentire anche un ultimo messaggio che è arrivato e lo sentiamo dalla regia, là. Sentiamo. Ciao Francesco, sono Anna Carolina e ti volevo salutare. Ci sto guardando con i miei genitori e ti mando un grosso abbraccio. Ciao, ma che bello e spettacolare! Ancora un altro a random, andiamo. Vediamolo, Video, non so, video. Franceschino, sono Matteo. Ho sempre guardato la tua trasmissione, comunque buonanotte. Mamma mia, quanto è invecchiato. Matteo, non so, guarda, non so se mordermi le mani o ringraziarti. Ti ringrazio, sei un tesoro Matteo, buonanotte. In effetti un po' sono invecchiato perché hai visto la barba bianca, ma mercoledì io me la faccio e ti frego, è molto semplice, molto semplice. Allora ragazzi,
continuate, ovviamente i bambini li vogliamo nel nostro programma, questo ci tengo, e quindi scrivete, fate anche durante la settimana mandare i vostri messaggi vocali che poi il mercoledì sera li riascoltiamo in diretta. Fatelo al 331 1888 676. E come si fa a mandare a letto i bambini? Solitamente si legge una storia, una favola, e in questo programma abbiamo deciso di leggere una favola, ma non è una favola, diciamo, molto conosciuta, o comunque non è una fiaba da bambini, ma si tratta piuttosto di una mini storia di una donna importantissima. Stasera abbiamo scelto su tante donne che hanno fatto cose grandi nel mondo, Nina Simone, quindi parliamo del settore musicale, ma in realtà poi non solo, quindi parliamo degli anni 40. E bambini, ascoltate questa storia che dura pochissimo, ma è veramente molto bella, ed è la storia di Nina Simone. Nina era una bambina orgogliosa e molto dotata, possono ascoltarla anche i grandi perché non fa male. A 3 anni, mentre era in chiesa con la mamma, Nina Simone si arrampicò senza farsi notare sulla panca dell'organo e imparò a suonare un inno a caso. Quando aveva 5 anni, il datore di lavoro della madre si offrì di pagarle delle lezioni di piano e Nina iniziò a studiare, appunto, da pianista classica. Si impegnava molto, lavorava sodo e aveva un talento straordinario. A 12 anni fece il suo primo concerto, pensate un po', giovanissima, no? I suoi genitori erano seduti in prima fila, attenzione, ma furono costretti a cedere il posto a degli spettatori bianchi. Nina si rifiutò a quel punto di iniziare a suonare, finché i suoi genitori non furono di nuovo in prima fila, parliamo degli anni 40. Nina riversava la sua passione nella musica e non sopportava il razzismo. Voleva che tutti i neri fossero fieri e liberi, che abbracciassero i loro talenti, che pensassero liberamente. Ecco perché scrisse canzoni come Brown Baby o Young, ad esempio, no? Nina Simone, sentite questo finale, molto bello, sapeva quanto il razzismo facesse soffrire i neri e voleva che trovassero forza poi con le sue canzoni. La cosa peggiore di questo tipo di pregiudizio, diceva lei, è che per quanto ti senti ferita e arrabbiata, il pregiudizio alimenta le tue insicurezze e i tuoi dubbi, chiaramente. Cominci a pensare, forse non sono abbastanza brava. Nina decise di coltivare il suo talento, anziché la sua paura, e divenne una delle cantanti jazz più famose del mondo. E parliamo degli anni 40. Questa è la storia di Nina Simone, quindi non è una storia normale, è una storia di razzismo, una storia di gesti belli, una storia di qualcuno che ce l'ha fatta e ha inseguito alla grande quello per cui, insomma, ha lavorato duramente, ovvero in questo caso la musica. Bambini, con questa favola vi mandiamo a letto, con gli adulti invece continuiamo a vederci qua su TV Prato. Ci fermiamo un istante, bambini, ci vediamo mercoledì noi, eh. Adulti, fermi là! Sia su Facebook, sulla diretta, che sul 74 di TV Prato. Ci fermiamo solo per un attimo. Un attimo. Hey! Bentornati, torniamo in diretta con Ricose a casa in questo primo appuntamento. Ogni mercoledì dalle 21 alle 20 staremo insieme su TV Prato, ovviamente sul canale potete guardarci in televisione comodamente da casa vostra, ma comodamente da casa vostra potete guardarmi anche sulla diretta Facebook, sulla pagina di TV Prato o sulla pagina mia personale di Franceschino DJ. Quindi non ci avete veramente più scuse, non avete nessuna scusa. Abbiamo parlato di tante cose interessanti, abbiamo parlato di olio, abbiamo parlato di come si può mangiare cose buone, abbiamo parlato di quarantena, di lockdown, visto che il primo appuntamento dove noi ci siamo visti qua su questa emittente era durante proprio il lockdown. E quindi andiamo a vedere anche due o tre cose che girano sul nuovo DPCM sul web, insomma dei meme divertenti che magari qualcuno di voi ha già visto sui social. Andiamo a vedere, ma se una donna della zona gialla si accoppia con un uomo della zona rossa, fa dei figli arancioni? Ad esempio, sono i grandi dubbi del web. Oppure, andando a vederne ancora dalla regia, troviamo nuovo DPCM, uscirà solo chi ha le scarpe della Lidl. L'ha detto Giuseppe Conte, chiaramente. Ho letto tutto il decreto, alla fine lui muore. Questi sono i meme che si trovano su internet, ovviamente sui social. Le scarpe della Lidl, ragazzi, tra l'altro, aperta parentesi e chiusa, hanno fatto un putiferio, un delirio primordiale. Cioè, gente fuori dai supermercati, nemmeno l'iPhone 20 Plus,
farebbe una coda del genere. E infatti poi è partito ovviamente il grande guadagno sulle scarpe della Lidl, comprate a 19,90€, rivendute su internet a 238€. Vabbè, c'è chi le compra. Ma signori, parliamo di arte. Lo facciamo con qualcuno che di arte se ne intende, con qualcuno che fa arte a modo suo e lo fa veramente in maniera divertente proprio su internet. Lei non è solo una grande intenditrice di arte, ma io so essere anche una grandissima ballerina, quindi benvenuta a Sara l'Influencer. Sara, ben trovata! Ciao Franci! Ciao, come stai intanto? Ti vedo in grandissima forma! Sì, vabbè, mi sono data un tono per te, scusa, sei tutto elegante, anch'io volevo... Eccola là, è chiaro, no? Io infatti mi sono vestito bene per te, qui vedi, abbiamo cercato di fare una coppia elegante stasera. Grazie. Senti Sara, allora tu sei, possiamo dire intanto perché ti occupi di arte? Mi occupo di arte perché sono una guida turistica, quindi vengo da quel mondo lì. Poi facendo la guida turistica mi accorgevo che... comunque anche proprio noi italiani, fiorentini, pratesi, si dà per scontato tante cose che ci circondano e quindi da lì ho iniziato a parlare di arte in maniera un po' più divertente, un po' più leggera, proprio a noi facendolo attraverso i social, che comunque ad oggi sono la prima forma di comunicazione. Comunque mi seguono tante persone anche magari dagli Stati Uniti, perché apprezzano un po' il mio modo divertente che ho di parlare di arte. Infatti io ci tenevo proprio a dire che poi ti sei lanciata nel mondo di internet, come giusto che sia, con dei video divertentissimi. Anzi, vi invito a seguire Sara ovviamente sia su Instagram, su Facebook, su YouTube immagino anche, no? Sì, esatto, anche su YouTube ho varie rubriche, una rubrica che si chiama Firenze in pillole, dove faccio dei video un po' divertenti, dove in pillole racconto Firenze. Ultimamente ho creato la rubrica tre minuti d'arte, quindi in tre soli tre minuti racconto un'opera d'arte, un po' per conoscere l'arte, però in maniera più leggera. Più leggera. Magari senza farcela pesare come succedeva a scuola. E allora stasera facciamo tre minuti di cantuccini pratesi? Esatto, perché io volevo, essendo ospite qui da voi su TV Prato, volevo comunque deliziarvi su qualcosa che riguarda Prato. Tra l'altro io ho il fidanzato che è pratese, quindi mi sento un po', capito, così un po' adottata. Ah, sei una pratese d'adozione come me infatti, ci sentiamo un po' pratesi d'adozione, giusto? Un po' pratese d'adozione. Che sia così. Allora, qual è la storia dei cantuccini di Prato, Sara? Allora, la storia dei cantuccini di Prato è veramente divertentissima perché è molto antica. In realtà il cantuccio di Prato... Allora, innanzitutto all'inizio non c'era l'ingrediente principale, che ovviamente è la mandorla, no? Tutti lo conoscono per essere questo biscotto con la mandorla. Sì. Originariamente non c'era la mandorla perché erano dei rimasugli di pane aromatizzato all'anice o al finocchio, che veniva tagliato a fette in maniera obliqua, quindi la forma era molto similare a quella dei cantucci che conosciamo oggi, e venivano ricotti, e per questo biscotto, perché è cotto due volte, venivano ricotti bello questo, biscotto, e venivano poi portati per esempio dai soldati romani, quindi c'erano già in antichità, durante le battaglie, perché erano dei dolci che si mantenevano molto bene e a lungo nel tempo, proprio per questa condizione potevano essere portati per esempio per lungo periodo senza che si deteriorassero. E questi diciamo poi biscotti, pane dolce, si aggiunse l'ingrediente dello zucchero quando insomma si diffusero le famose coltivazioni di barbabietole da zucchero che abbiamo studiato alle medie tutti, tranne me. Le barbabietole da zucchero c'erano in tutti i paesi. È vero, cioè, è vero, interrogazioni di geografia dicevi un paese, qual è la coltivazione tipica? Barbabietola da zucchero. È vero, dicevi io portai la Sicilia e la Sardegna all'esame, tipico prodotto tipico, barbabietola da zucchero, non sbagliavi mai. Mai. Scusami se ti ho interrotto, torniamo alle barbabietole da zucchero. Quindi si introdusse poi questo elemento fondamentale, ingrediente fondamentale che è lo zucchero. Ma perché si chiamano cantucci? Proprio perché deriva la parola dal latino cantellus, che significa fette di pane, proprio perché in origine erano in realtà dei rimasugli di pane. Ma allora chi l'ha introdotta questa mandorla, che poi comunque è l'elemento principale? Chi è stato questo genio? Perché poi è stato un genio in realtà, perché il cantuccino poi con la mandorla secondo me ha preso
il tocco veramente di classe, il tocco finale, eh? Esatto, e infatti è stata una donna, perché chi altro poteva avere questo genio, questa così, sono le donne, ed è stata Caterina dei Medici. Caterina dei Medici, che è una donna a cui io tengo moltissimo, perché comunque era una fiorentina che ovviamente andò in sposa ad Enrico II, re di Francia, divenne regina, e una donna veramente con i contro... Cavoli! Esatto! Per restare in tema culinario, certo. Ebbe una vita veramente tosta, però voi pensate che Caterina dei Medici ha portato in Francia tantissimo della tradizione culinaria italiana, fiorentina. Per esempio i francesi, che comunque si vantano di avere i bignè, la besciamella, le crêpes, sono tutte cose che ha portato Caterina dei Medici con il suo team fiorentino in Francia. Quindi francesi, possiamo dirlo ufficialmente a tutti i francesi all'ascolto, dovete darvi una calmata. Darvi una calmata, perché forse di vostro c'è solo la baguette. Confermi, Sara, per caso? Sotto il braccio, esattamente. Capisci? Esattamente. Quindi dovete darvi una calmata. Però scusami, quindi Caterina dei Medici ha inserito poi la mandorla all'interno del cantuccino di Prato, che poi è il cantuccino di oggi, no? Esatto, però diciamo per arrivare poi ai giorni nostri in realtà c'è stato un procedimento lungo, perché Caterina dei Medici introdusse la mandorla nel 1500, poi... Alla fine del 1600 l'Accademia della Crusca, quindi insomma un'istituzione linguistica abbastanza importante, dette la definizione ufficiale di cantuccio, quindi fu riconosciuta la parola cantuccio, però ancora non si aveva una ricetta ben definita. Era un po' come la ricetta della Coca-Cola, non si sa bene che cosa ci sia dentro, cioè magari anche nella ricetta del cantuccio di Prato ci potrebbe essere un ingrediente segreto che viene nascosto sulla calpana. Per esempio, per dire, no? Esatto, sì, però questa ricetta segreta fu messa a punto da un pratese alla metà del 1800, che era appunto Antonio Mattei. E quindi, insomma, poi vabbè, è stato grazie a lui che si ha avuto la messa a punto della ricetta tradizionale del cantuccio di Prato. Vedi, non so quanti pratesi magari all'ascolto. Ah, ce l'hai lì, buon gustaia, sì, ce l'hai lì. Perché io sono un'estimatrice, capito? E quindi ce li ho. E tra l'altro adesso vi dico anche una curiosità, perché poi mi sono preparata due o tre curiosità carine, qualche pillola di Prato. Questo colore qua, che è tipico, no? Che noi riconosciamo, il sacchettino del Mattei. Sì. Non fu scelto a caso, ma venne scelto proprio nella metà del 1800 per diciamo rendere omaggio ai Savoia, che era la famiglia regnante in Italia. Insomma, c'era stata l'unificazione d'Italia e tra l'altro in quel periodo Firenze era capitale e i Savoia si trovavano proprio a Firenze, perché abitarono a Palazzo Pitti durante Firenze capitale. Quindi, ma cioè tutto, praticamente tutto ha una storia, cioè io starei con te a parlare per 14 ore, ma ovviamente mi danno il tassativo. Quindi Sara, io direi, Sara l'influencer, fermati là, perché io direi di riprendere poi in mano a braccio libero mercoledì tutto l'argomento a questo punto, se sei d'accordo. Volentierissimo, ho qualche altra curiosità da raccontare. Intanto stasera abbiamo raccontato il cantuccio pratese, insomma, a noi tanto caro. Sara, ti mando un abbraccio e invito i nostri telespettatori a seguirti ovviamente su Instagram, grazie, su Facebook e su YouTube. Ci vediamo mercoledì. A mercoledì. Ciao Franci. Ciao Sara. La ringraziamo perché abbiamo parlato di arte con lei, che è veramente una grande intenditrice, e vi abbiamo raccontato come nasce proprio il cantuccio pratese. Oh, complimenti, ci scrive in questo caso Gemma, che ci sta guardando, che saluto. Complimenti per la prima serata in trasmissione, molto interessante, e poi ricordati che ci sei tu, che la rende ancora più bella. In bocca al lupo per questo inizio fantastico, un abbraccio Gemma, grazie mille per un messaggio del genere, non posso che riabbracciarti forte, grazie alla nostra Gemma. Non so quanti di voi all'ascolto sono degli intenditori di social, no? Ad esempio io confesso di avere molte difficoltà sotto alcuni punti di vista. Sì, chiaro, va bene, il post su Facebook lo mettiamo, il post su Instagram lo metto, un TikTok lo faccio, assolutamente, però poi ecco, mi fermo là, perché dietro il mondo dei social c'è veramente un pianeta che si spalanca, e saperli usare bene, o magari, non so,
trarne profitto, guadagnare grazie ai social network, grazie ad internet, non è poi così semplice per quelli come me di una certa età. Quindi possiamo farlo magari facendoci aiutare da un'intenditrice, una professionista del settore. Quindi do il benvenuto a Simona Greco. Ciao Simona, un abbraccio e benvenuta qua su TV Prato. Ciao a tutti, buonasera. Ciao, ciao Simona, senti, allora tu so che hai pensato veramente tanto a noi, perché noi in redazione, insieme a me, siamo completamente dei cafoni dei social. Siamo persone, tranne mettere un post e poco altro, non sappiamo fare niente. Tu sei invece, sei un'intenditrice, ma ti chiedo perché sei un'intenditrice, perché hai studiato il settore, perché sei un'appassionata? Sì, sì, diciamo che ho studiato, ho iniziato praticamente studiando comunicazione, poi ovviamente dalle varie forme di comunicazione ho tirato fuori la passione per i social, e quindi ho iniziato questo percorso, questo cammino di studio e di conoscenza approfondita dei social. Quindi ho iniziato a, come si suol dire, a spippolare con i vari dispositivi e quindi a cercare di capire il mondo dei social. Tu sei calabrese di nascita, fiorentina d'adozione, questo lo ricordo, sì. Anche se devo dire dall'accento già ovviamente l'avevamo un po' percepito, e specialista in social media, sei un'appassionata di viaggi e non perdi l'occasione ovviamente di curiosare su tutto, quindi potresti dirci qualcosa che sta andando forte in questo momento sui social network, non so, su Facebook, su Instagram? Parlando di Instagram e quindi di immagini, si parla tanto di calendario dell'avvento. Il calendario dell'avvento ovviamente tutti conosciamo, fa gola ai più piccini, piace anche ai grandi, però ovviamente è seguito anche tantissimo sui social. Ora ci sono i calendari dell'avvento fisici, ma ci sono anche quelli virtuali. Perché tutti ricordiamo, Simona, ovviamente l'avvento, che per, anche tra l'altro per la nostra televisione poi è un momento, un periodo molto molto importante, che vi facciamo seguire per gli appassionati da casa durante tutto il mese di dicembre, ma per i bambini, come credo anche per te tra l'altro e molti dei nostri telespettatori, era una cosa molto bella, perché andavi lì, aprivi il calendario, tiravi sulla finestrella e dentro c'era magari il dolcetto, c'era qualcosa di divertente, era un modo per vivere lo spirito del Natale ovviamente da bambini, no? Nell'era dei social invece che cosa c'è, Simona? Beh, sicuramente la tradizione rimane, perché quella del calendario, 24 giorni prima del Natale si parte con queste tradizioni, e sui social stanno spopolando delle novità e dei consigli, dei calendari dell'avvento che nascono sotto forma di consigli. Ci sono tantissimi influencer, micro influencer, ma anche grandi influencer, che stanno utilizzando questi calendari per dare consigli alla loro community. Quindi generalmente magari sono consigli di ricette, troviamo tantissimi influencer che danno ogni giorno una ricetta diversa, che può essere una ricetta salutare. Ah, ok, questo su Instagram si può trovare? Questo su Instagram, sì, assolutamente su Instagram. Ci sono anche tantissimi influencer che stanno utilizzando il calendario dell'avvento per dare degli spunti, diciamo in questo periodo che non ci muoviamo tanto, degli spunti un po' a livello di sport, quindi tantissimi consigli per allenarsi in casa. Diciamo che è un avvento visto magari sotto l'aspetto invece più utile, no? Più materiale, quello di utilizzare ogni giorno del mese di dicembre per magari, non so, dare una ricetta di cucina, per dare un consiglio sulla salute e il benessere, piuttosto che magari un consiglio, non so, sull'abbigliamento, ecco, buttiamola là. Non so, immagino, sì. Vado a tradurre un po' quello che stavi dicendo. Assolutamente sì. Assolutamente sì, tra l'altro è un modo per rimanere uniti in questo momento un po' di distanziamento sociale, quindi è un modo per creare un'unione, e non solo. Tra i vari calendari dell'avvento si trovano anche tantissimi consigli per vivere una vita più felice, quindi c'è gente che magari, ci sono influencer che sui loro profili mettono dei piccoli consigli da seguire per 5 minuti al giorno per cercare di rendere la propria vita più felice, quindi una piccola guida da seguire quotidianamente. Che poi tra l'altro, insomma, voglio dire, oggi Instagram sta aiutando anche moltissimo, perché i re e la regina, non so,
Instagram, delle stories, penso a Fedez e la Ferragni, no? Per parlare un po' ai più giovani che ci stanno guardando. Fedez e la Ferragni hanno intrapreso invece anche delle iniziative bellissime su Instagram, perché appunto vedo e vado a ricordare la raccolta di fondi che Fedez ha fatto per il mondo dello spettacolo, ad esempio. È partito tutto dalla loro popolarità proprio dai social media, da Instagram in questo caso. Quindi ben vengano i social, ben vengano le stories, se poi vengono utilizzate per questo. Tu quanto stai sui social durante il giorno? Sii sincera, onesta. Tanto, no, io sono sincera, tanto. Quanto? Tantissimo. Ore, quantifica, ore. 5-6 ore al giorno è buono, 5-6 mi sembra tanto. Sì, purtroppo, per fortuna è il mio lavoro e quindi devo stare tanto tempo sui social per informarmi, per conoscere le novità. È chiaro, è che tu devi farlo. Assolutamente, quindi. Anzi, tante ore. Invito i nostri telespettatori ovviamente a seguirti, a seguire Simona Greco su Instagram, su Facebook e su tutti i social network. Abbiamo utilizzato questa prima puntata per conoscerci un po' con tutti gli ospiti, poi ovviamente entreremo nel dettaglio, parleremo di tante cose curiose con l'andare delle prossime puntate. Ne approfitto per fare un saluto, oltre che a Simona Greco, a un giornalista che dovrebbe essere lì intorno a te in pantofole, che è uno dei giornalisti più belli, più eleganti e più brillanti, nonché un carissimo amico. Saluto Duccio Mazzoni per quanto riguarda il giornalismo sportivo della Fiorentina. Un bacio grande a Duccio, che so essere lì con te. Ricambia. Bene, ragazzi, allora noi ciao Simona intanto, grazie mille, a mercoledì. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Beh ragazzi, noi con la Simona siamo giunti in fondo al nostro primo appuntamento di ovviamente Ricose a casa. Sono stati tanti i vostri messaggi che io mi appresto ad andare a salutare gli ultimi amici, ad esempio sui social, perché magari stasera stando in casa avete utilizzato Facebook, e vi ringrazio. Quindi Rosario, l'Elena che scrive bentornato, buona serata, ci scrivono. Maurizio, il grande Maurizio, che scrive ciao Francesco, ma lui lo direbbe così, Francesco. Ma questa è un'altra cosa, lo scoprirete, ve lo faremo conoscere prossimamente. E poi saluto ancora la Giovanna, saluto l'Eleonora, Alessandro, Alberto e ancora i vostri messaggi su WhatsApp, sono stati meravigliosi. Franci, facciamolo anche noi il calendario dell'avvento, e scrive la Valeria, perché no, potremmo farlo magari proprio qua a Ricose a casa. PS, chiudi bottega. Ciao Giurellone, ma è la televisione che ingrassa o il lockdown prolungato ti ha ingrassato? Quindi possiamo dire, ce l'ho fatta nel mio intento a prendere un chilettino. In 38 anni della mia esistenza non ci ero mai riuscito. Ragazzi, noi ci troviamo mercoledì alle 21.20 qua su TV Prato. Grazie per avermi fatto compagnia in questo primo appuntamento. Buonanotte a tutti, restate con noi. Ciao!